Dove cominciò la vita? Nelle profondità dei nostri oceani, gli scienziati hanno trovato vere e proprie oasi. Si chiamano sorgenti idrotermali, producono emissioni d'acqua note come fumarole bianche e favoriscono il prosperare di comunità di organismi viventi. Potrebbe essere questo il luogo in cui è nata la vita sulla Terra. Tutti vogliamo sapere da dove veniamo. Ognuno si pone questa domanda, così come se esista la possibilità di sviluppare vita altrove. Se vogliamo cercare la vita in altri pianeti, dobbiamo prima capire come essa si sia sviluppata qui sulla Terra. Nel mare profondo la densità di organismi marini è molto bassa ed essi raggiungono generalmente dimensioni minime. La loro crescita è lenta, la pressione è elevata, l'acqua è fredda e densa e manca luce. Cosa permette quindi, in fondo al mare, l'esistenza di queste oasi? Nelle oasi dei deserti terrestri è l'acqua l'elemento chiave che, assieme al sole, favorisce la nascita della vita. Gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory hanno ricreato le condizioni fisiche e ambientali attorno alle sorgenti idrotermali oceaniche, come esse si presentavano 4 miliardi e mezzo di anni fa, prima della comparsa della vita sulla Terra. Lo studio ha mostrato che le molecole organiche, i mattoni costituenti della vita, potrebbero essersi formati in questi ambienti sottomarini nonostante le aspre e sfavorevoli condizioni fisiche. Quindi, quale ingrediente equivale all'acqua in questi bui deserti subacquei? La risposta sta nella fisiologia degli organismi che popolano questi ambienti, basata sulla chemiosintesi. A differenza degli organismi fotosintetici, che sfruttano l'energia solare, quelli chemiosintetici sintetizzano sostanze organiche, come il glucosio, sfruttando l'energia prodotta dall'ossidazione di molecole inorganiche a bassa energia, come acqua, anidride carbonica, composti chimici dell'azoto, dello zolfo e del ferro. Le sorgenti idrotermali che producono fumarole bianche sono caratterizzate da emissioni a temperature fra i 100 e i 300 gradi centigradi. L'abbondanza di solfuri del bario nell'acqua che fuoriesce conferisce all'emissione la caratteristica densità e il colore chiaro. La ricetta per creare in laboratorio una fumarola bianca ha come ingrediente di base la chimica oceanica, alla quale si devono aggiungere, a una temperatura di circa 100 gradi centigradi, l'acqua e i minerali tipici delle sorgenti idrotermali, avendo cura di operare alle elevate pressioni presenti a circa 1000 metri sotto il livello del mare. Qualunque processo, per avvenire, necessita di un apporto di energia, specialmente la sintesi organica. La cosa fantastica di queste sorgenti idrotermali è il fatto che esse dispongano già di molta energia libera nell'ambiente, per cominciare a legare assieme molecole organiche in lunghe catene, il primo passo per giungere alla sintesi del DNA. Gli scienziati stanno cominciando ora a esplorare lune e mondi ghiacciati nei quali è possibile riprodurre gli stessi processi che avvengono sulla Terra, grazie all'interazione fra acqua e roccia. Questo studio costituisce una tappa fondamentale per capire come e dove cercare la vita in altri pianeti e anche per determinare come cominciò la vita qui sulla Terra.